Si intitola oltre il nome la ricerca che l'Istituto Storico della Resistenza conduce ormai da 2 anni, finanziata tramite il Master dei Talenti della Società Civile della Fondazione Goria di Asti e dalla Fondazione CRT di Torino. Un importante progetto per ricostruire le storie di vita degli ebrei deportati dal campo di Borgo San Dalmazzo e andare appunto oltre il loro nome. Finora avevamo solo degli elenchi alle volte di nomi storpiati, perché erano nomi di ebrei, di polacchi, di ungheresi, di cecoslovacchi, di austriaci, di tedeschi, insomma di tutta Europa, orientale anche, e trascritti da italiani nelle liste del comune di Borgo San Dalmazzo. Volevamo cercare di capire chi erano queste persone, le loro vicende, le loro strategie di sopravvivenza. Il campo di Borgo San Dalmazzo era un campo di concentramento e di transito costruito dai tedeschi appena giunti nella nostra provincia nel settembre del 43. Esso serviva dunque non ad uccidere subito i deportati, cosa che invece avveniva nei campi di sterminio, ma a raccogliere le persone per poi spostarle in altre zone. Il campo di Borgo ha avuto una prima fase che inizia appunto il 18 settembre 43 e si conclude il 21 novembre dello stesso anno con la deportazione di questi ebrei stranieri che erano giunti dalla zona da sud della Francia, prevalentemente dalla zona di San Martin Vesubie. Poi il campo verrà riaperto, questa volta per volontà della Repubblica Sociale, quindi degli italiani. Si chiuderà il 15 febbraio del 44 con la deportazione di 26 ebrei, e tra questi 26 ebrei la maggioranza appartiene agli ebrei della provincia di Cuneo. Oltre alla ricerca, l'Istituto ha presentato anche il libro di Stella Silberstein, intitolato Hotel Excelsior, un diario sulle tracce del passato 1945-46, testimonianza del fatto che la nostra provincia è la quarta in termini di deportazioni razziali. Vuole proprio cercare di ricostruire una storia esemplare di ebrei che sono finiti al campo di Borgo San Dalmazzo, poi sono stati portati a Drancy e di lì a Auschwitz. Molto interessante, perché è scritto con una sensibilità femminile particolare ed è una storia che racconta questa vicenda soprattutto con una connotazione da donna.